Buonasera e benvenuti a Green Box, il nostro contenitore verde che si occupa di ambiente e animali. Come sapete, una trasmissione che da sempre si occupa di queste tematiche in maniera molto seria e cerchiamo di essere anche molto semplici per rendere questa trasmissione, spero, interessante e alla portata di noi comuni cittadini. Allora, questa sera ci occupiamo di un argomento che è davvero sulla bocca di tutti, stiamo parlando del super bonus 110%. Un argomento, come dicevo, davvero di grande interesse e attualità, però è una materia molto molto complessa e questa sera cercheremo di iniziare ad affrontare, a capire quali sono, come posso dire, i vari punti per poter accedere a questo super bonus, perché a tante persone ha fatto davvero gola, ma poi tanti si sono anche dovuti fermare perché non avevano neanche i presupposti per iniziare. Cercheremo proprio di capire, anche perché siamo già, come posso dire, in questo tempo, in questo timer che sta scadendo e bisogna anche affrettarsi se si vuole iniziare. Lo facciamo con due grandi esperti, vi presento Dario Faccini, un volto ormai noto della nostra trasmissione. Ciao Dario, grazie per essere qui con noi. Grazie Natalie e un saluto a tutti gli spettatori. Allora Dario, tu sei ingegnere, divulgatore, esperto di energia e ambiente e segretario di ASPO Italia. Non sei solo perché con noi sempre questa sera per affrontare questo discorso del super bonus 110%, di nuovo con noi in studio Giuseppe Cabini, architetto, esperto in gestione dell'energia, auditore e consulente agenzia Casa Clima di Bolzano, cioè efficienza e risparmio nelle abitazioni. Grazie anche a te per essere qui in nostra compagnia questa sera. Grazie a voi dell'invito, buonasera a tutti gli spettatori. Allora, dico già che iniziamo a entrare in questa materia, ma andremo avanti, completeremo, cercheremo di toccare la maggior parte dei punti, lo faremo il 5 febbraio anche in diretta, che poi sarà proprio l'appuntamento fisso, a parte questa sera che è in via speciale. Ritorneremo sempre al nostro primo venerdì del mese con Green Box in diretta, anche per rispondere alle vostre domande. Allora io direi di iniziare subito, di non perdere tempo, vengo a te. È davvero possibile ristrutturare gratuitamente e che cos'è? Cerchiamo di capire cos'è questo super bonus 110%. Dunque, il super bonus 110% è stato introdotto con il decreto rilancio, poi trasformato in legge 77-2020. In particolare due articoli, 119 e il 121, che di fatto prendono tutti gli interventi e tutte le agevolazioni già presenti in questi ultimi 10 anni sulla efficienza energetica e comunque sugli edifici in generale, si parla anche di bonus sismico e altri interventi. E cosa fanno? Tutte le agevolazioni che prima erano a varie percentuali, 50, 65, 90, vengono portate al 110%. E questa, diciamo, che è una delle novità molto molto importanti. Ecco, ti facciamo la casa gratis. Sì, diciamo sì e no, nel senso che non è proprio tutto gratis, ci sono tantissimi interventi che rientrano appunto nell'efficienza energetica e sono gratuiti, e poi ci sono delle spese che invece restano fuori. Vengo a te Dario, perché non si è mai visto un incentivo di questo tipo per le abitazioni, 110%, si parlava, come diceva prima, di un 65, di un 90, insomma percentuali ben diversi. Secondo te ci sono dei motivi eccezionali per cui è stato varato? Sì, ci sono due motivi eccezionali. Il primo è che stiamo ancora vivendo la crisi epidemiologica, quindi l'idea era di rilanciare il settore delle costruzioni e di farlo con uno strumento tutto sommato che è già stato ben testato in passato, che è quello della detrazione fiscale. L'altro invece è la crisi climatica. Diciamo, è una trasformazione che noi stiamo imponendo al nostro pianeta e che in qualche modo adesso dobbiamo cominciare a gestire, quindi comincia a incidere anche nella vita di tutti i giorni con interventi del governo che in qualche modo vanno nella direzione di lottare contro questi cambiamenti. Qua adesso vediamo un fenomeno per tutti del riscaldamento climatico, lo scioglimento dei ghiacci artici. Nel 2012 abbiamo avuto il minimo di superficie
dei ghiacci sull'Artico. Sappiamo che probabilmente entro qualche anno assisteremo a un fenomeno mai visto nella storia, che è quello della liberazione del Polo Nord dai ghiacci. Questo chiaramente influisce anche in Italia su tutto su tutta una serie di fenomeni che sono lo scioglimento dei ghiacciai, una disponibilità dell'acqua, soprattutto in pianura padana, che sarà meno sicura, nel senso che ci saranno più fenomeni estremi, quindi grandi bombe d'acqua seguiti magari da periodi di siccità, da un anno all'altro. Vediamo già il Mediterraneo che si è riempito di meduse, ed è quello un fenomeno che non sparirà molto presto. Quindi diciamo che in qualche modo la cosa va gestita. E il settore delle costruzioni forse è il modo più facile con cui gestirlo. Se passiamo alla slide successiva, vediamo che in Italia la maggior parte dell'energia che contribuisce, che viene consumata e contribuisce alla crisi climatica, è proprio nel settore delle costruzioni, quindi uso residenziale, usi commerciali, il 43%. Quindi incidere su questa grande fetta della torta dei consumi energetici è sicuramente il modo più semplice, ma anche più efficace. Quindi sicuramente ristrutturare la nostra casa fa bene all'ambiente. Fa bene all'ambiente. Si era parlato tantissimo di ambiente prima del Covid, poi col Covid si è un pochino fermato tutto. In realtà diciamo che fanno parte tutte dello stesso calderone, stiamo parlando del nostro pianeta, la nostra casa che è una e una sola, e assolutamente non bisogna dimenticarci appunto di tutelare l'ambiente. Quindi ristrutturare le nostre abitazioni è davvero molto importante per evitare questa crisi climatica, Dario. Sì, è il passo più efficace, cioè se dovessimo fare un elenco delle azioni che adesso in Italia possiamo fare per andare nella direzione della decarbonizzazione, cioè nell'usare meno i combustibili fossili, in assoluto è la prima. Benissimo, io direi di iniziare con le nostre slide per entrare un po' nel vivo dell'argomento con voi. Vediamo, ecco, super bonus 110, chi ne ha diritto? Ok, allora innanzitutto il super bonus, dobbiamo individuare quali sono gli edifici che hanno diritto alla detrazione e poi quali sono invece le persone che possono usufruirne. Per quanto riguarda gli edifici abbiamo le abitazioni unifamiliari o plurifamiliari. Per quelle plurifamiliari, alla fine, con delle FAQ di risposta dell'Agenzia delle Entrate, sono stati individuati i condomini. Per cui questo bonus 110% è molto importante, perché può essere, diciamo, l'avvio di una ristrutturazione delle grossi edifici che sono i condomini. I condomini sono sempre partiti in ritardo sull'utilizzo di questi incentivi, in quanto la percentuale per il recupero era ancora relativamente bassa. Per quanto riguarda le persone fisiche, al massimo possono farlo su due unità, quindi su due abitazioni. Abbiamo poi interventi che riguardano gli istituti autonomi di case popolari e le cooperative di abitazione. Quindi tornando alle persone fisiche, quindi sono esclusi gli esercizi, le imprese e l'aspetto professionale. Sì, in generale soltanto gli edifici con destinazione residenza. Ok. Abbiamo il terzo settore anche menzionato. Anche il terzo settore può usufruire con alcune piccole variazioni di questo super bonus. Terzo settore, ad esempio, Sì, diciamo le onlus piuttosto che le cooperative, piuttosto che le aziende di volontariato. Okay. Ma diciamo che la grande rivoluzione riguarda proprio la possibilità di intervento su edifici plurifamiliari, in particolare certo. I condomini. Questa cosa anche, diciamo, avvantaggiata da una cosa che vedremo successivamente, che è di fatto la cessione del credito. Quindi no aziende, vediamo lì nella slide. In generale no aziende. Allora, c'è la particolarità che nel condominio possono essere presenti edifici con destinazione residenziale e edifici con altre destinazioni. Allora, perché sia possibile intervenire sul condominio, occorre che più del 50% sia con destinazione residenziale. In questo caso l'intervento, diciamo, sulle parti comuni che riguarda l'involucro esterno può essere esteso anche a tutte le altre destinazioni. Benissimo, procediamo. Ecco.
per quali edifici? Qualcosina hai già detto, vediamo qua anche da casa che ci stanno seguendo, sono escluse le case di lusso. Sono escluse le case di lusso, per quanto riguarda, allora, nessun problema per le case unifamiliari. Per le case plurifamiliari si può intervenire singolarmente sulla singola casa se questa casa è identificata come casa indipendente. Cosa vuol dire indipendente? Una casa che abbia un accesso autonomo dall'esterno, eventualmente anche passando attraverso uno spazio comune, quindi questo è stato precisato da una FAC, dell'Agenzia delle Entrate, quindi è considerato accesso autonomo anche un ingresso dall'esterno che passa in prima istanza attraverso uno spazio comune. E in più devono avere indipendenti tutti i servizi. In realtà con il decreto, con la legge bilancio 2021 è stato specificato che dei 4 servizi che ci sono presenti nelle abitazioni, almeno 3 devono essere completamente autonomi. Fai un esempio? I 4 servizi identificati dalla legge sono l'acqua calda, l'energia elettrica, l'acqua, il riscaldamento e il gas. Sono così identificati. Almeno uno di questi 4 può essere anche comune, ma 3 devono essere. Okay. Devono essere. So che ci sono state molte variazioni nel corso del tempo. Adesso stiamo parlando di un qualcosa che ormai è definitivo? O potrebbero esserci alcune modifiche in corso d'opera? Diciamo che il quadro legislativo in questo momento è stato stabilizzato dalla legge di bilancio. Okay. Quello a cui dobbiamo prestare sempre attenzione sono i casi particolari. I casi particolari ce ne sono tantissimi, tant'è che le circolari 24E e 30E dell'Agenzia delle Entrate riportano tutta una serie di interpelli fatti dagli utenti, con risposte a casi particolari che possono però servire da linea guida rispetto a tutti gli altri. Ecco, uno dei requisiti che non ho detto, ma è che di fatto l'edificio intanto deve esistere, deve essere accatastato e deve essere dotato di un impianto di riscaldamento. Precisiamo un attimo questo impianto di riscaldamento. Allora, perché c'è stato parecchio. Sì, sull'impianto di riscaldamento c'è stato tutta una serie di precisazioni e di. All'inizio. Allora, anche di fatto il testo unico sull'edilizia di giugno dell'anno scorso ha definito in maniera diversa l'impianto di riscaldamento rispetto a. Di fatto, allo stato attuale è stato precisato anche da un interpello all'Agenzia delle Entrate che può essere ritenuto impianto di riscaldamento anche il camino che riscalda l'edificio. Ecco, normalmente un impianto di riscaldamento è una caldaia, quindi un sistema di generazione, un sistema di distribuzione. Stufa pellet? Stufa pellet, come un camino, può essere considerato, diciamo, un impianto di riscaldamento allo stato attuale. Ovviamente poi deve essere riqualificato. Perfetto, richiedo la slide che così. Se non è abusiva. Se non è abusiva. Perché deve avere ovviamente la canna fumaria, deve aver avuto i controlli in passato, adesso c'è tutto un registro, no? La Regione Lombardia, ad esempio, ha un registro, ma anche l'Emilia ha un registro. Ricordo, ma velocemente volevo dire, serramenti. All'inizio era un requisito anche avere i serramenti già presenti sull'abitazione, sull'edificio. Sì, perché l'edificio doveva essere un edificio certificabile allo stato attuale. In realtà, attualmente con la legge bilancio 2021 è stato introdotto quello che vedete nella slide, ossia è possibile intervenire con questo 110% anche sui cosiddetti ruderi, ossia edifici che non hanno il tetto, magari non hanno i serramenti, sono parzialmente crollati, e anche su questi è possibile intervenire per, diciamo, riqualificarli e dargli nuovamente vita. Questo tutto sommato può essere anche ritenuto, tra virgolette, un aspetto green, nel senso che vado a costruire dove c'è già costruito. Infatti, insomma, era proprio quello che volevo chiedervi, il risparmio del suolo in un'epoca dove si continua a costruire, insomma, è un aspetto importante da non sottovalutare. Sì, beh, devo dire che il decreto rilancio ha avuto un'idea che è vincente su quasi tutti i campi. È raro vedere una legge che riesce a mettere insieme così tante esigenze da un punto di vista ambientale e collettivo. Richiedo la slide alla regia, scusatemi se... ecco qua. Ok, abbiamo già, diciamo, analizzato questa parte. Possiamo andare avanti? Ecco qua.
Il salto di due classi energetiche. Chi me ne vuol parlare? Allora, il salto di due classi energetiche, diciamo, è uno dei requisiti che vengono richiesti per poter accedere a questa detrazione fiscale. Non è l'unico, adesso poi forse li vedremo dopo, ma nella slide prima c'era scritto attenzione agli abusi edilizi, anche questo è uno degli aspetti. Hai ragione, non l'abbiamo affrontato, è una parte importante. Molto importanti, tant'è che una delle operazioni da fare è proprio questa verifica, ma poi l'affrontiamo. Se ci fosse abuso edilizio, ad esempio magari uno ha fatto una modifica in casa, è stata messa una parete che non c'era, una porta eccetera, si può fare una sorta di sanatoria? Ecco, gli abusi edilizi a volte sono anche piccole cose minime che possono essere ovviamente risanate attraverso una pratica edilizia da fare prima della pratica con la quale poi vado a fare il risanamento energetico. Ecco, questo salto di classi energetiche. Salto di due classi è uno dei requisiti, diciamo, minimi per poter accedere. Cosa vuol dire? Vuol dire che deve essere fatta una valutazione iniziale dell'edificio attraverso un attestato di prestazione energetica che è chiamato convenzionale. È un attestato di prestazione energetica che viene fatto in tutte le regioni d'Italia allo stesso modo, secondo i decreti nazionali. Quindi studio sulla casa, sì, nello stato in cui si trova praticamente? Allora, è anche collegato a quello che è l'AP regionale, però di fatto è un calcolo diverso, è un calcolo convenzionale. Va recuperato il fabbisogno di energia primaria non rinnovabile dell'edificio e va comparato con quello che sarebbe di fatto il calcolo fatto alla fine dell'intervento. Quindi si fa anche uno studio dell'evoluzione, dove si vuole arrivare con la casa, diciamo, e dell'edificio. Una sorta di progetto preliminare. Ok, andiamo avanti per vedere come arrivare a come poter saltare, fare questo salto di due classi energetiche, almeno di due, perché si può anche andare più su, giusto? Certo, si può fare anche molto molto meglio. Partiamo dall'isolamento muri, tetto o soletta. Ok, uno dei primi interventi, diciamo il primo intervento richiamato dall'articolo 119 è proprio l'isolamento dell'involucro opaco, ossia coibentare tutte quelle che sono le superfici opache verticali, orizzontali o inclinate del nostro edificio, e questo è uno degli interventi cosiddetti trainanti, cioè un intervento principale. È importante specificarlo perché dopo vedremo un altro tipo di intervento. Sì, tutti questi interventi trainanti sono finanziati e quindi agevolati con recupero fiscale al 110%, e poi di fatto si chiamano trainanti perché possono trainare altre tipologie di interventi. E almeno uno è obbligatorio. Sì, giusto? Sì, almeno uno degli interventi trainanti è obbligatorio per poter accedere al 110. Ecco, bisogna isolare più del 25% delle superfici opache. Quindi si potrebbe scegliere o l'isolamento muri o il tetto soletta o tutti e tre o due. Ecco. Si riesce a raggiungere anche soltanto con isolamento muri un 25% in allora, più? Allora, si dice devi isolare più del 25%, ma nella maggior parte dei casi l'isolamento deve essere un isolamento integrale, certo, perché l'isolamento integrale è quello che permette intanto di uniformare quelle che sono le dispersioni del mio edificio, risolvere gli eventuali ponti termici e, diciamo, preparare l'edificio eventualmente a inserire anche qualche intervento trainato. Su tutti, quello principale è quello che copre l'altra parte dell'involucro, che è la parte trasparente, quindi i serramenti. Qua vediamo intanto qualche immagine di isolamento. Si può fare sia interno che esterno, giusto? Allora, e qui dipende. Nel senso che per gli edifici unifamiliari o plurifamiliari considerati indipendenti, l'isolamento può essere fatto o fuori o dentro. Ovviamente l'isolamento esterno è più efficace, quindi quello esterno è quello più efficace. Sì. Sui condomini lì è diverso, nel senso che l'intervento sul condominio, sulla parete esterna, è un intervento su una parte comune. Se intervengo sull'interno, invece, è un intervento su parti, diciamo, private. Ecco, ma in caso di condominio, che non te l'ho chiesto prima, cioè tutti i condomini devono essere d'accordo per... Ecco, anche per questo... So che oggi non volevamo andare magari nei vari casi, perché dopo non ne usciamo più, però insomma magari qualcuno da casa se lo può chiedere. Diciamo una cosa molto veloce. Allora, il decreto rilancio ha anche abbassato quelle che sono, diciamo, le percentuali per l'approvazione all'interno dei condomini di questo tipo di intervento. Perché le ha abbassate? Perché comunque il tipo di intervento
sulle parti comuni, è un intervento che viene ripagato per intero di fatto dagli incentivi fiscali, e anche con l'introduzione della cessione del credito, diciamo, è in realtà la cessione del credito, poi magari la spiega bene Dario, è quella cosa che dà la marcia in più a tutto l'intervento. Questo a causa del fatto che uno può anche non avere la disponibilità, certo, economica di fare l'intervento, ma con la cessione del credito, che è un 110, perché è un 110? Perché si ritiene che il 10% sia quello che deve recuperare l'istituto di credito per poterti finanziare il 100% del tuo intervento. No? Vorrei tornare alla slide di prima, chiedo alla regia, quella appena dopo, ecco, abbiamo visto l'isolamento muri, tetto, soletta, veniamo alla sostituzione caldaia. Ok, la sostituzione caldaia è prevista. C'è la slide. Abbiamo anche poi una slide proprio dedicata alla sostituzione della caldaia. Per quanto riguarda gli edifici condominiali, si tratta di sostituire il generatore singolo con una caldaia condominiale. Viene favorito questo sistema di generazione perché è effettivamente il più efficiente, quello che può essere, diciamo, mantenuto meglio nel tempo, il meno oneroso. Di fatto un impianto centralizzato in un condominio con un ripartitore, diciamo, di calore, quindi con una contabilizzazione, di fatto come avere un riscaldamento autonomo. E se poi l'edificio è ben coibentato, di fatto ognuno, certo, spende di fatto la cifra che consuma, salvo una piccola percentuale che serve, diciamo, per la manutenzione della centrale termica. Abbiamo due tipi, caldaia a gas a condensazione o pompa di calore elettrica? Sì, allora, quelli incentivati sono di fatto i generatori che sfruttano, tra virgolette, le risorse rinnovabili o comunque che hanno dei rendimenti migliori. Caldaia a condensazione era già uno dei generatori incentivati con gli altri sistemi di incentivazione, e la pompa di calore elettrica è quella che di fatto sfrutta maggiormente le risorse ambientali, che potrebbero essere temperatura dell'aria piuttosto che temperatura del terreno, e quindi queste sono quelle incentivate. E il fotovoltaico. La pompa di calore si può consigliare sicuramente l'installazione se si ha intenzione di installare il fotovoltaico, perché si può utilizzare l'energia elettrica prodotta dai pannelli per riscaldare o raffrescare gli ambienti. Una pompa di calore può andare soltanto con l'impianto a pavimento di riscaldamento oppure anche con un impianto già esistente? Va dimensionato, se c'è un impianto già esistente vanno fatti un po' di calcoli, okay, magari vanno cambiate le portate, magari potrebbe essere necessario aggiungere qualche termosifone. Allora, ci sono diversi interventi che abbiamo fatto in tutti questi anni di riqualificazione di edifici. Cosa succede? Che un edificio che ha un sistema di riscaldamento a caloriferi, a termosifoni, se viene coibentato molto bene, il fabbisogno di questo edificio si riduce tantissimo. Certo. A quel punto io posso far circolare negli stessi termosifoni, che risulterebbero comunque in quel momento sovradimensionati, una temperatura dell'acqua più bassa, e quindi la pompa di calore lavora meglio, ce la fa e ha dei rendimenti più elevati. Diciamo che il cappotto sicuramente è la scelta migliore per iniziare, perché poi di conseguenza anche tutto il resto, come posso dire, ne giova. Pausa pubblicitaria, rimanete con noi, breve pausa pubblicitaria, che proseguiamo con questo super bonus 110%. Bentornati in studio con noi, stiamo parlando di super bonus 110%, questa sera cerchiamo di fare un'introduzione generale, però ricordo anche che il 5 febbraio, sempre alle 21, primo venerdì del mese, appuntamento fisso di Green Box, avremo anche la possibilità di rispondere qui in studio anche ai vostri dubbi e ai vostri quesiti, quindi sicuramente ci sarà il telefono aperto. Veniamo a noi, procediamo appunto parlando di questo super bonus 110%. Volevamo affrontare un attimo il discorso limiti di spesa. Ricordo che qui in studio con me Dario Faccini, ingegnere, divulgatore, esperto di energia e ambiente, segretario di Aspo Italia, e Giuseppe Cabini, architetto, esperto in gestione dell'energia, auditore, consulente, agenzia Casa Clima di Bolzano, efficienza e risparmio nelle abitazioni. Limiti di spesa. Allora, i limiti di spesa sono definiti, diciamo, per l'unità indipendente oppure per le plurifamiliari, sempre indipendenti,
oppure per quanto riguarda il condominio in base alle unità immobiliari di cui è composto. Fino a 8 unità immobiliari, per esempio per quanto riguarda l'impianto di riscaldamento, si parla di 20.000 euro per ogni unità immobiliare, oltre le 8 diventano 15.000. La stessa cosa vale per l'aspetto dell'involucro opaco, lì si parte da 50.000 euro per quanto riguarda le singole abitazioni oppure le unità indipendenti in edifici plurifamiliari, per passare poi a 40.000 fino a 8 unità immobiliari e a 30.000 per le successive. Perfetto. Dario, abbiamo anche l'intervento sismico. Sì, allora miglioramento sismico. In certe zone che sono categorizzate in zone sismiche, quindi la 1, la 2, la 3, magari se l'edificio è vecchio, un edificio degli anni 50, e quindi c'è da procedere anche nel senso di metterlo in sicurezza, è uno degli interventi trainanti. Quindi se questo diventa l'intervento trainante, quindi la messa in sicurezza rispetto ai terremoti, è come fare un isolamento dei muri, è come fare una sostituzione della caldaia al fine di accedere al super bonus. Ecco, intanto mi preparano la slide successiva. Dario, volevo chiederti una cosa: dove prende tutti questi soldi lo Stato? Allora, una parte sicura. Allora, le detrazioni sono ormai una tradizione in Italia, cioè ci sono da molti anni, ed è anche vero che sono servite per far emergere un po' di nero. Nel settore delle costruzioni c'è sempre stato un po' di nero, quindi questo aiuta, quindi il fatto di far emergere il nero chiaramente un po' compensa. Ci sono probabilmente dietro degli aiuti europei, però anche, cioè, ce lo siamo un po' chiesti. Non sappiamo per quanto tempo potrà rimanere, perché mentre le detrazioni poi sono state prorogate, le vecchie detrazioni, 50-65%, sono state prorogate negli anni, questa è così vantaggiosa anche per il meccanismo che poi vedremo della cessione del credito, che e fornisce degli importi elevati, perché prima abbiamo visto, per un condominio di 10 unità immobiliari si danno 15.000 euro per ogni unità immobiliare, quindi sono 150.000 euro per rifare l'impianto termico, che è una cifra che, devo dire, l'impianto termico, perché probabilmente si riesce a coprire integralmente. Certo. E quindi c'è anche un grosso vantaggio da parte dell'utenza, e che dall'altra parte si traduce in un certo esborso per le finanze dello Stato. Quindi sì, è una bella domanda, non sappiamo appunto per quanto tempo ci sarà. Questi interventi facoltativi, ma che sono veramente interessanti, vediamone qualcuno. Ecco, la cosa interessante è che tutti questi interventi avevano già delle agevolazioni fiscali, alcuni al 50, alcuni al 65. Ecco, se vengono fatti contemporaneamente a un intervento trainante, cioè quelli che abbiamo visto prima, anch'essi passano all'agevolazione del 110, per cui questo diventa veramente un modo per riqualificare, diciamo, integralmente un edificio esistente. Si parla appunto di sostituzione degli infissi, quindi cambio delle finestre, collettori solari, fotovoltaico. In aggiunta al fotovoltaico ci può essere l'accumulo. Quindi due parole sull'accumulo. L'accumulo è quel sistema, è la batteria, che ci permette di utilizzare più energia che produce il nostro impianto. L'energia che produce il nostro impianto, se non c'è un accumulo, viene utilizzata quel poco durante il giorno e poi va in rete. Se c'è un accumulo, ci permette appunto di mantenerla, quindi è un accumulo giornaliero che serve per spostare, rispetto alla produzione, la possibilità di utilizzo di quella, certo, di quell'energia. Sono incentivate anche le schermature solari. Come può essere una schermatura solare, un portichetto? Schermature solari potrebbero essere anche, sì, dei frangisole esterni, piuttosto che una schermatura orizzontale, quindi potrebbe essere anche un portichetto, ma anche il semplice frangisole montato su un serramento, piuttosto che un avvolgibile, possono essere identificati come sistemi solari, di schermatura solare. Domotica? In più, la domotica è quell'elemento che ci permette anche di fare risparmio energetico, nel senso che potrebbe far funzionare in maniera automatica, per esempio, delle schermature solari per impedire magari l'innalzamento della temperatura durante il periodo estivo, oppure fa spegnere in maniera automatica delle luci, e comunque anche
regolare in maniera più efficiente, per esempio, una pompa di calore, facendola funzionare anche durante l'arco della giornata nei momenti in cui le temperature sono più alte, quindi anche il COP è più importante. E infine, quello che si dice la rivoluzione dei nostri edifici, anche l'introduzione all'interno dei nostri edifici di colonnine per la ricarica delle automobili elettriche. Direi che è una bella boccata d'ossigeno anche per l'edilizia, che era un settore che era abbastanza fermo e in crisi. Sì, tieni conto che con, diciamo, il decreto, la legge, il testo unico sull'edilizia, sono considerati interventi di ristrutturazione anche gli interventi di demolizione e ricostruzione completa di edifici esistenti. Ecco, questo è importantissimo, cioè in un intervento di demolisco un edificio che non è più, voglio dire, che non rispetta per esempio i canoni sismici piuttosto che energetici, e attraverso il bonus sismico, il 110% e tutti gli elementi trainanti, gran parte dei soldi che devo spendere per ricostruire questo edificio li recupero con questo, diciamo, detrazione fiscale. Ecco, poi magari sulla detrazione fiscale ci addentriamo, perché certo, questa cosa è... Assolutamente. Vediamo la prossima slide. Altro aspetto molto importante, Dario, il risparmio che si avrà poi una volta che si è ristrutturato casa, abitazione. Sì, questo è un vantaggio ulteriore, perché se invece che se utilizziamo Superbonus per fare un salto di due classi avremo un certo risparmio, ma se lo usiamo completamente, cioè proviamo, installiamo magari il fotovoltaico se abbiamo la possibilità, mettiamo la pompa di calore oltre a fare l'isolamento, alla fine potremmo anche riuscire a passare da una classe G a una classe A, cioè sfruttando completamente il Superbonus possiamo anche ad avere il massimo risparmio annuo. In un appartamento da 100 metri quadrati, se facessimo questa operazione, probabilmente le spese per il riscaldamento, quindi gas naturale, passerebbero da 1.500 a 150-200, quindi un 1.300 euro all'anno di risparmio, che se consideriamo la vita utile anche in Italia degli edifici è molto alta, perché almeno 30-40 anni, di solito un edificio che viene ristrutturato durerà, vuol dire che nel tempo recuperare altri 30, 40, anche 50 mila euro. Avanti con le slide. Ecco, quando scade questo super bonus? Allora, il super bonus in origine doveva scadere il 31/12/2021. Con la legge bilancio 2021 è stato prorogato per altri, diciamo, 6 mesi, ossia per tutte le spese effettuate fino al 30 giugno 2022, in questo caso non più recuperabili in 5 ma in 4 anni, è possibile accedere al super bonus. Con una proroga in realtà per quanto riguarda i lavori, gli interventi sui condomini fino al 31/12/2022, a patto che a giugno sia già stato effettuato più del 60% delle spese dell'intervento, insomma. Procediamo sempre con le nostre slide che sono state, come posso dire, trainanti in questa trasmissione. Ecco, anche questo, prima parlavamo di alcuni bonus che erano già attivi prima di questo 110, che possono essere accumulati, come funziona? Sì, diciamo che tutti quelli che sono gli interventi che all'interno di una ristrutturazione edilizia non rientrano nel Superbonus 110 possono comunque essere recuperati con gli altri bonus. Quindi sono cumulabili? Sì, diciamo non cumulabili, nel senso, certo, che no, posso sfruttare un 110 e anche ad esempio un bonus facciata, ad esempio. Sì. Ecco, in questo caso sono andata proprio su quello che di solito sono alternativi. Potremmo fare, per esempio, bonus verde, barriere architettoniche. Sicuramente un bonus ristrutturazione, ciò che non rientra nell'efficienza energetica può rientrare per esempio col bonus ristrutturazione. Però se uno, per dire, facesse il cappotto interno, può fare il bonus facciata, ad esempio? No, il bonus facciata di solito riguarda le parti esterne della... Se dovesse fare però il cappotto interno. Ah, ok, sì, in più può? Potrebbe fare anche certo, il bonus facciata. Qua c'è un elemento importante, nell'ultima colonna c'è la cessione, la possibilità, sì, di cessione. Non è soltanto il super bonus che può essere ceduto
questo diritto alla detrazione fiscale che può essere ceduto alla banca e la banca quindi ci finanzia praticamente gratuitamente, ma anche altre agevolazioni come appunto il bonus ristrutturazione. È vero, sarà un finanziamento solo al 45%, però su cifre importanti sono comunque migliaia e migliaia di euro. Benissimo, procediamo sempre con le slide. Ecco, veniamo a cessione sì o no. Lascio la parola a Dario. Sì, allora, dipende da quanto è il nostro reddito, perché che cos'è il super bonus? È uno sconto sulle prossime imposte che andremo a pagare nei prossimi 5 anni. Quindi, se noi nei prossimi 5 anni pagheremo tante imposte, potremmo riuscire a recuperarlo lo sconto, ma se invece il nostro reddito è più basso e quindi pagheremo meno imposte, magari di quel 100% che dovremmo recuperare, riusciamo a recuperarne solo un 30 o un 40. Qua ho messo due esempi, facciamo finta di avere 50.000 euro di spese di intervento che ricadono nel super bonus, il 110% di detrazione sono quindi 55.000 euro. In 5 anni con rate ogni anno di 11.000 euro che possiamo scontare dalla nostra IRPEF, quindi dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Abbiamo due esempi. Un esempio, esatto, dove accessione sì e l'esempio 2 forse no. No, forse nella 2 non conviene. Allora, facciamo l'esempio 1. Il reddito di un insegnante è attorno ai 27-28.000 euro, un maestro, un insegnante delle superiori. Allora, quanto paga ogni anno di tasse IRPEF? Attorno ai 7.000 euro. Poi magari altre detrazioni e quindi ne paga un po' di meno, ad esempio le spese mediche. Ecco, se ha fatto 50.000 euro di intervento e quindi ogni anno dovrebbe recuperarne 11.000, ma non paga abbastanza tasse per riuscire a sfruttare completamente questo sconto di 11.000 euro, quindi alla fine dei 5 anni ne avrà recuperati solo 35.000. Allora a me non conviene, se io sono insegnante non conviene assolutamente utilizzare la detrazione fiscale. Questo diritto alla detrazione mi conviene cederlo a una banca. Okay. La banca acquisisce un diritto di detrarre dalle sue tasse 55.000 euro in 5 anni. In compenso mi dà un finanziamento, quindi è uno scambio, mi dà 50.000 euro. Quindi a questo punto, cedendo, io riuscirò a coprire completamente la spesa degli interventi, anche se ho un reddito basso. Andiamo all'esempio 2 invece. Nell'esempio 2, se ho un reddito più alto, quindi pago più tasse. L'IRPEF è aumentata, quindi pago 17.000 euro di tasse. Io da queste posso facilmente scalare gli 11.000 della detrazione del 110% e quindi riesco a recuperare 55.000 euro. Se avessi ceduto il credito ne avrei recuperati solo 50.000, perché la banca 5.000 si ritiene come, certo, provvigione. E quindi in quel caso forse no. Se è meglio non cedere. Però c'è da dire un'altra cosa. Io li devo anticipare questi soldi. Cioè io devo avere in tasca 50.000 euro da spendere. Se non ce li ho, allora forse mi conviene fare comunque la cessione del credito. Quindi andando con la banca. Perché la banca me li dà mentre faccio i lavori. E quindi io riesco a compensare. E la banca poi me li dà subito dopo o la banca me li... Alcune banche diversi tipi ti danno degli scaglioni a step, nel senso che quando hai finito il 30% dei lavori ti diamo il finanziamento per il primo 30%. Senza tirarli fuori effettivamente il... Potremmo praticamente non tirare mai fuori un euro per questi lavori, sì. Questo sicuramente è la parte che fa più gola alle persone, anche in un momento così, così difficile. Tutti i passi, facciamo un attimo un riassunto. Allora, quello che succede normalmente è che se voglio fare un intervento di questo tipo, contatto un professionista. Il professionista viene, mi fa un sopralluogo, normalmente è un sopralluogo gratuito, nel quale si rende conto di chi sono i proprietari dell'edificio, del fatto che l'edificio esista, sia riscaldato e sulla base di queste prime indicazioni a vista che fa nell'edificio, può redare al cliente un preventivo per uno studio di prefattibilità. E si chiama proprio studio di prefattibilità perché serve per verificare la fattibilità dell'intervento sull'edificio in questione. E cosa comporta questo studio? Comporta intanto la verifica, l'abbiamo detto prima, del fatto, certo, che l'edificio sia regolare da un punto di vista edilizio urbanistico. Quindi normalmente questo viene fatto attraverso un accesso agli atti del comune, a una richiesta di rilascio delle pratiche edilizie
che riguardano quell'edificio e a una verifica di queste, che queste pratiche corrispondano con il costruito. La seconda cosa è una verifica catastale, cioè l'edificio deve essere accatastato, il catasto deve essere anche in questo caso corrispondente all'edificio e l'edificio deve essere ovviamente riscaldato. Passati questi primi due step, l'altra verifica è da fare sul salto di classe. Per il salto di classe va fatto un rilievo abbastanza preciso dello stato attuale dell'edificio che riguarda i muri e l'impianto. Va fatto un calcolo con un software di calcolo per verificare, tra virgolette, l'APE convenzionale dell'edificio allo stato attuale. Va fatta una previsione di intervento cercando di sfruttare quelli che sono appunto gli interventi che sono soggetti al 110% e con un calcolo finale si verifica la possibilità appunto del salto delle due classi. Questi sono i primi passaggi. Fatti e superati in maniera corretta questi passaggi, si può procedere con il cliente per presentare una pratica edilizia nel comune per l'intervento. Domanda, ma allora abbiamo visto che ci sono gli interventi trainanti che possono essere la sostituzione della caldaia, il cappotto, la parte di miglioramento sismico. Se invece prendiamo l'esempio, e quindi qua riesce, se ha tutti, come posso dire, tutti gli aspetti in ordine, riesce diciamo a bonificare, a migliorare due classi energetiche o più la propria casa, diciamo non tirando fuori quasi un euro, mettiamola così, come abbiamo visto se si trova anche la banca che è disposta a farlo. Ma se noi demoliamo un rustico e dobbiamo partire da zero nella costruzione, lì dobbiamo avere anche un capitale nostro da investire pur accedendo a questo 110%? Cioè ci sono dei lavori in costruzione della casa che non fanno parte di questo 110%? Allora, direi proprio di sì, ma lo direi anche nell'altro caso, nel senso che prima abbiamo visto dei limiti che riguardano il limite massimo di spesa. Tutto l'intervento deve fare una seconda verifica economica, nel senso che ogni lavorazione incentivata col 110% deve essere calcolata attraverso un computo metrico estimativo su un progetto esecutivo e i costi delle singole lavorazioni non devono superare quelli che sono i costi dei listini regionali opere pubbliche. Quindi è una doppia verifica. Allora, non devo spendere più di 50.000 euro per l'intervento opaco sul mio edificio e il cappotto non deve costare più di tot euro al metro quadro previsti dai listini regionali. Quindi se io spendo di più... voglio fare più efficienza, spendo un po' di più e a quel punto una piccola parte ce la devo pur mettere. In realtà l'incentivo sul cappotto dice ok, ti incentivo sul cappotto con quella cifra, ma poi ti pago anche quelle che sono le spese accessorie. Le spese accessorie ce ne sono, per esempio quando faccio un cappotto devo allungare il bancale del davanzale, devo magari isolare le spalle, devo spostare i pluviali, insomma ci sono tutta una serie di interventi collaterali che anch'essi sono incentivati, ma anch'essi devono sottostare a quelli che sono i prezzi massimi riconosciuti dalle stime regionali. Con le slide a che punto eravamo? Abbiamo concluso? Più o meno ci siamo, ce ne sono altre tre o quattro. Ecco, possiamo allora vediamo, dato che abbiamo 5 minuti per concludere. Super bonus 110, vantaggi per noi. Dario. Sì, allora i vantaggi in realtà sono tanti e in parte sono quelli delle vecchie detrazioni, ma c'è questa grande novità che è la cessione del credito, infatti l'abbiamo messa come prima, perché cosa succedeva prima? Che se io avevo poco reddito oppure avevo pochi soldi da parte e quindi non potevo anticipare i lavori, io alla fine queste detrazioni non potevo realmente accederci e quindi magari i lavori di ristrutturazione neanche li cominciavo. Adesso che abbiamo un vantaggio con la cessione del credito di avere praticamente la banca che mi anticipa i soldi per questi interventi che abbiamo visto stasera e abbiamo anche la possibilità di svincolarci dal nostro reddito, allora praticamente adesso la platea di possibili persone che ne possono usufruire è molto ampia. E quindi
una persona che ha una casa da ristrutturare potrebbe dire: allora, i soldi mi vanno dalla banca, mi aumenta il valore della casa, se ci vado a vivere io risparmierò i soldi in bolletta, quindi risparmierò magari 1000 euro all'anno, se la faccio abbastanza efficiente. E poi c'è tutta una serie di tutele, come assicurazione dei professionisti, e la cessione del credito vuol dire che la banca verrà a controllare i lavori, che in realtà è una tutela per chi fa fare i lavori. Quindi sono davvero tanti i vantaggi. Tempi di ritorno mai visti. Ricordiamo, se uno volesse usufruire di questa cessione del credito, quanto tempo ci mette quindi a rivedere il proprio investimento? Alcuni interventi, se riusciamo a farli coprire completamente dal bonus 110%, sono praticamente a costo zero, quindi il tempo di ritorno è zero. Anni. Se ci mettiamo magari qualche migliaia di euro, decina di migliaia di euro noi, perché gli interventi sono molto grandi, magari allora sarà di qualche anno. Se fosse un'azienda che fa questi investimenti, correrebbe subito a farli, perché in un'ottica economica sono veramente vantaggiosi. Sì, se posso aggiungere, da un punto di vista puramente economico, prima si parlava di mettere lì 10.000, 20.000 euro, allora una famiglia che avesse a disposizione 20.000 euro e li mette in banca probabilmente prende l'1%, se li metto nel mio edificio insieme al super bonus magari ricevo 90.000 euro, che rispetto ai 20.000 euro che investo sono una cifra spropositata, certo, da un punto di vista economico, per cui il miglior investimento che possiamo fare in questo momento rispetto a quei piccoli risparmi che abbiamo può essere proprio la riqualificazione energetica del nostro edificio, con tutti i benefici che poi recuperiamo personalmente e che recupera l'ambiente. Ecco, vantaggi appunto per tutti: rilancio economico, emersione nero, come dicevamo prima, miglioramento della qualità dell'aria, recupero di edifici esistenti, quindi risparmio del suolo, come dicevamo prima, anche questo aspetto è davvero importantissimo, e risparmio di energia, lotta alla crisi climatica. Sì, in realtà sono tanti anche i vantaggi per la collettività. Il legislatore in questo caso ci ha visto giusto. Oltre al discorso economico e fiscale, c'è un discorso che, ad esempio, in pianura padana, per fare un esempio, abbiamo un problema cronico di inquinamento dell'aria. Ora, abbiamo visto che col lockdown abbiamo comunque avuto grossi problemi di inquinamento, non sono diminuiti in maniera sensibile. Perché? Perché magari ci sono meno veicoli in circolazione, ma ci sono tutti gli impianti di riscaldamento comunque in funzione. Ed inverno sappiamo che la pianura padana diventa una specie di serra, purtroppo, di laboratorio di inquinante. Abbiamo poi il discorso importantissimo del fatto che è vero che adesso abbiamo abbassato per un anno, grazie alla crisi epidemiologica, le emissioni che cambiano il nostro clima, ma sarà un aumento temporaneo. Quindi è molto importante andare a incidere in qualcosa che duri nei prossimi decenni, e le abitazioni è un intervento che durerà nel tempo. Benissimo, il tempo a nostra disposizione per questa parte dedicata all'ambiente si conclude qui. Ricordo, qui con noi in studio Dario Faccini, ingegnere, divulgatore, esperto di energia e ambiente, segretario di ASPO Italia, Giuseppe Cabini, architetto, esperto in gestione dell'energia, auditore e consulente agenzia Casa Clima di Bolzano, efficienza e risparmio nelle abitazioni. Ricordo nuovamente che il 5 febbraio saremo in diretta col telefono aperto, quindi procederemo con questo super bonus 110%, perché oggi è stato, come posso dire, un approccio iniziale, penso che sia stato anche piuttosto semplice grazie anche alle slide che abbiamo avuto, ma cercheremo di andare ancora di più magari nel dettaglio la prossima volta, e anche ascoltando le vostre telefonate, i vostri dubbi. Finisce qua la prima parte di Green Box, come dicevo, dedicata all'ambiente. Pausa pubblicitaria, rimanete con noi perché la seconda parte è dedicata agli animali. In studio Claudio Pomo di Essere Animali, come sapete da sempre portiamo avanti questa collaborazione, ci teniamo tantissimo, quindi parte seconda dedicata agli animali, rimanete con noi.
Bentornati in studio qui con noi. Come vi avevo anticipato prima della pubblicità, queste due parti saranno dedicate agli animali. Animali, come sapete, parliamo di allevamenti intensivi che si legano strettamente al discorso ambientale e anche alle zoonosi, come vedete è il titolo di questa parte. In studio con noi Claudio Pomo, responsabile delle campagne di Essere Animali. Ciao Claudio. Ciao Natalie. Siete stati fortemente attivi in questo periodo, vi abbiamo visto anche nelle nostre trasmissioni in Cani e Gatti, ma adesso riprendiamo con la nostra trasmissione appunto Green Box, un appuntamento davvero seguito e mi fa molto molto piacere. Perché Claudio? Abbiamo parlato nella prima parte di, come posso dire, di questa crisi climatica causata tantissimo dal discorso abitazioni, da questo dispendio energetico del riscaldamento, soprattutto nella parte invernale. Vediamo anche però l'aspetto degli allevamenti intensivi. Anche gli allevamenti intensivi hanno un grandissimo impatto a livello ambientale. Sicuramente, come veniva detto prima, l'impianto energetico, le abitazioni hanno il più grosso impatto, come si vedeva dalla slide, rispetto soprattutto all'utilizzo delle energie, appunto, e adesso è fondamentale il passaggio dall'utilizzo dei combustibili fossili alle alternative energetiche verdi. E sicuramente rivedere l'impianto di riscaldamento, anche perché sappiamo qui, soprattutto in Lombardia, quanto è l'impatto del PM10 proveniente anche proprio dagli impianti di riscaldamento. Però se vogliamo andare a vedere il livello di emissioni di gas serra, in realtà il settore che, non lo dico io, lo dicono i dati ufficiali, il settore che ha più impatto in assoluto appunto è quello degli allevamenti intensivi, e si parla di un settore che supera quello dei trasporti appunto, e si parla di appunto emissioni di gas serra, ma non solo, come abbiamo detto più volte all'interno della trasmissione, gli allevamenti intensivi sono anche una fonte incredibile di PM10, anche PM2,5, quindi molte delle problematiche dell'aria che soprattutto abbiamo in pianura padana derivano anche e soprattutto dagli allevamenti intensivi, che sono dislocati per quasi il 50% della produzione nazionale proprio qua. E non è un caso appunto il dato che veniva riportato prima, anche che quando abbiamo avuto il lockdown con totale nel periodo del primavera 2020, nonostante non ci fossero quasi automobili in circolazione, in realtà i livelli di qualità dell'aria non si sono abbassati poi tantissimo, e questo è dovuto anche e soprattutto alla presenza degli allevamenti e dell'agricoltura appunto, che hanno una grossa parte rilevante, anche se poi ancora non se ne parla abbastanza. E quindi sicuramente rivedere il sistema alimentare, e questo l'hanno detto anche le Nazioni Unite, lo sta dicendo la FAO, lo dicono appunto l'Unione Europea, è la chiave di volta fondamentale per poi andare a rivedere il nostro impatto sulla crisi climatica. Quello che mangiamo ha un impatto enorme. Ecco, sicuramente il messaggio che lanciamo in questa trasmissione è di seguire un'alimentazione a base vegetale, vegana. E questo sicuramente è quello che auspichiamo, è quello che sarebbe, come posso dire, la cosa migliore, no? per il nostro pianeta, per l'ambiente, ma anche per gli animali stessi ovviamente, perché come vediamo poi all'interno di questa trasmissione anche le condizioni di allevamento di questi animali sono terrificanti. Detto ciò, appunto, anche limitare il consumo di carne, che adesso fa parte di tutti i nostri pasti, dalla colazione alla cena, potrebbe già avere un impatto importante, Claudio. Sicuramente, quando si parla di dieta vegetariana o ancor più vegana, le persone si spaventano, sembra un qualcosa di strano, assurdo, di difficile. Estremo. Poi ne parleremo anche nella seconda parte, certo, di come si può, anche c'è un progetto al momento proprio in corso per aiutare le persone ad avvicinarsi. L'obiettivo finale è quello, nel senso anche soprattutto dal punto di vista di animalista, quindi di non voler uccidere gli animali, ma anche dal punto di vista ambientale è la dieta che ha il miglior impatto sull'ambiente, quindi che può prevenire il cambiamento climatico, ma anche non bisogna vedere o tutto o niente, quindi se non posso o non voglio diventare vegano, quindi continuo come ho fatto fino ad oggi. Oggi si può e si deve collettivamente iniziare a ridurre il consumo di carne.
proprio 2 o 3 giorni fa anche il governo danese ha emesso e pubblicato delle raccomandazioni sull'alimentazione, che sono delle linee guida nazionali. È il secondo governo dopo il Canada a farlo a livello mondiale, speriamo che altri seguano questo passo, e anche questo governo nelle nuove linee guida non solo ha dato dei consigli nutrizionali, ma ha detto bisogna mangiare in maniera rispettosa per l'ambiente, e questo si traduce non solo nel mangiare più biologico, quello che le persone si aspettano, ma soprattutto ridurre il proprio consumo, certo, di carne e prodotti animali. Se l'ha detto il governo danese, che diciamo ha un'alimentazione anche a base molto di prodotti animali, è uno dei paesi con maggiore produzione di suini a livello europeo e di molti altri prodotti di origine animale, sicuramente dobbiamo capire che c'è una base scientifica dietro tutto questo. Ecco, il titolo di questa parte è zoonosi, perché l'abbiamo detto più volte, parlando di Covid, all'inizio si era proprio parlato di questo salto di specie. Sicuramente questi allevamenti intensivi in costante crescita, dove gli animali sono sempre di più, sempre più ammucchiati, sempre più sotto stress, fanno nascere questi virus che possono fare il salto di specie. Si è parlato tanto, ancora non si sa bene l'origine di questo Covid, però possiamo avere invece un esempio più chiaro del nostro passato, che è l'aviaria. Stiamo parlando del SARS-CoV-2. Qui c'era stato un salto di specie, si era parlato tanto di questa aviaria, tantissimi animali sono stati abbattuti, è successo qualche anno fa, si parlava già di queste epidemie che potevano prima o poi esplodere. Siamo arrivati a questo Covid dove c'è stato proprio tantissimi morti e una paralisi a livello mondiale, sia dal punto di vista economico ma anche delle nostre libertà personali. Si aspetta questo vaccino, speriamo che possa farci tornare alla normalità, ma una normalità che però deve cambiare verso il futuro. Ma sì, perché parafrasando quello che ha detto qualcun altro, non dobbiamo tornare alla normalità di prima, perché la normalità di prima era il problema, ed è il problema da cui è generato tutto questo. Diciamo che la situazione che stiamo vivendo adesso, per quanto terribile dal punto di vista sanitario, di limitazioni che stiamo vivendo dal punto di vista economico, con interi settori in crisi, però è un campanello d'allarme fondamentale, e o lo ascoltiamo e quindi prendiamo una nuova direzione, oppure andremo incontro ad altre situazioni del genere in futuro, perché come dicevi appunto gli allevamenti intensivi sono uno dei rischi delle bomba orologeria, così le definiscono gli scienziati, per il futuro. Soprattutto non è che in questi allevamenti nascono i virus, ma sono dei vettori di virus che dall'ambiente naturale possono diffondersi, modificarsi, cambiarsi e poi passare all'essere umano. Si calcola, gli scienziati calcolano che nel pianeta Terra ci siano fino a 5 milioni di virus, e circa 1,5 milioni, più di 1,5 milioni di virus possono attaccare i mammiferi e gli uccelli, quindi animali che sono anche vicini a noi. E quindi pensiamo che ci sono 1,5 milioni di virus in circolazione, perché fino ad oggi non abbiamo avuto mai, abbiamo avuto raramente epidemie così gravi? Semplicemente perché ci sono dei filtri, noi non abbiamo contatto diretto con alcuni animali portatori di virus, semplicemente perché non vengono nelle città e perché abbiamo delle distanze di ecosistemi. Alcuni animali vivono in alcuni ecosistemi, noi viviamo in un altro. Andando a erodere gli ecosistemi, andando a ridurre la quantità di suolo, le foreste, i boschi, e andando ad avvicinare e rendere più stretto il contatto tra gli animali domestici, gli animali addomesticati e che alleviamo, e gli animali selvatici, abbiamo creato un pericolosissimo ponte che sempre più si sta, sta creando virus pericolosissimi che si diffondono. Certo. Finora, fortunatamente per noi esseri umani, la maggior parte di questi virus hanno attaccato solamente gli animali negli allevamenti, anche in maniera, come dicevamo, con l'aviaria, che si sta riproponendo ad oggi anche in maniera veramente forte anche in Europa, solamente gli animali, senza fare un passaggio di specie sull'essere umano. Stiamo parlando di milioni e milioni di animali. E qui sì, sugli animali. All'interno di questi allevamenti intensivi in condizioni estreme. Perché una volta che un virus entra, abbiamo qui delle immagini, un tipico allevamento di polli, questi non sono allevamenti dall'altra parte del mondo, queste immagini le abbiamo girate noi in Italia qualche anno fa,
e gli allevamenti di polli sono fatti in questo modo, un tappeto di 25-30.000 animali con, come dicevi tu, anche per selezioni genetiche, basse difese immunitarie, stressati e in una condizione in cui il virus, come ha detto uno scienziato a cui abbiamo chiesto una frase, una citazione per un nostro report, ha detto un allevamento intensivo di polli è Disneyland per un virus, perché arriva certo. E ha una capacità di diffondersi incredibile. E il problema è che il rischio gravissimo che poniamo con milioni, pensiamo che in Italia ci sono 500 milioni di polli, il rischio gravissimo è che se questo virus muta, e può succedere, recentemente l'abbiamo visto con i visoni, con il SARS-CoV-2, ne parleremo dopo anche certo. Della situazione degli allevamenti di visoni, dentro questi animali può mutare e creare una forma di aviaria che per fortuna finora l'aviaria non ha una grossa diffusione, una capacità di passare tra noi esseri umani, ma se dovesse mutare sarebbe un virus che adesso, al momento, per quei pochi esseri umani che ha colpito, ha una mortalità del 60%, quindi altro che il virus che stiamo combattendo adesso, e tutto questo per una situazione che stiamo comunque mantenendo di milioni di animali rinchiusi in situazioni assolutamente non conformi per fermare le zoonosi. Ecco, volevo leggere due righe. L'influenza aviaria si sta diffondendo pericolosamente tra gli allevamenti in Europa e in Asia, e un passaggio di specie, appunto, come dicevi tu, non è improbabile, tanto che il nuovo piano pandemico del governo italiano ha già messo in conto una possibile diffusione del virus tra la popolazione, quindi non solo il SARS-CoV-2 preoccupa, ma hanno paura anche di eventuali altre epidemie. Sicuramente, come dicevi tu, la scelta, come dicevi tu, come stiamo dicendo da tempo, la scelta è quella di iniziare a ridurre il consumo di carne. Non è mai troppo tardi per farlo, e sicuramente noi cittadini abbiamo, come posso dire, la prima parola, perché se tutti dovessimo limitare o non mangiare carne, latticini, derivati animali in genere, sicuramente abbiamo la prima parola di fronte a quella che è l'offerta, quindi una riduzione sicuramente di questi allevamenti intensivi. Anche se, Claudio, purtroppo devo dirti che anche, te l'avevo già detto, anche qua in trasmissione, uscendo per strada, andando in macchina, io vedo tantissimi allevamenti nuovi, soprattutto di qua nella pianura padana, di mucche da latte che stanno nascendo con migliaia e migliaia di capi, stalle automatizzate dove dicono ci sia grande benessere per gli animali perché possono essere munti tutte le volte che lo richiedono, però qua stanno nascendo nuovi allevamenti e altri animali, quindi vediamo quello che sarà, come posso dire, il corso. Sicuramente noi cittadini, noi che compriamo, abbiamo il dovere di limitare questa offerta. Veniamo agli allevamenti di visoni, un argomento veramente molto molto attuale. Continuano ad esserci notizie su questo fronte, la situazione sanitaria che stiamo vivendo sta contribuendo a un ripensamento, a uno smantellamento di questa industria crudele. Abbiamo visto, Claudio, l'abbattimento dei visoni in Danimarca, immagini che ci hanno davvero scioccati. Immagini che però chi segue queste campagne forse non hanno neanche poi destato tanto stupore. Ma sì, innanzitutto di fronte all'uccisione di 15 milioni di visoni, appunto ripeto il numero 15 milioni perché è un numero incredibile, in Danimarca anche l'opinione pubblica si è scandalizzata. In realtà quello che è da dire che è veramente triste è che quegli animali sarebbero stati uccisi comunque, sarebbero stati uccisi per diventare pellicce nello stesso modo in cui sono stati uccisi, quindi non è cambiata la sofferenza. E semplicemente è stato deciso di abbatterli e incenerirli, e quindi è sicuramente uno spreco ulteriore di questa vita resa ancora più inutile, per quanto poi creare una pelliccia sia assolutamente futile, però rendere la loro sofferenza inutile. Però dobbiamo vedere anche il lato positivo di questa situazione, diciamo anche drammatica, perché comunque ha portato alla chiusura, allo svuotamento di tutti gli allevamenti in Danimarca, che finora era il maggior produttore mondiale, appunto con 15 milioni di animali, si parla su una produzione di
poco più di 30 milioni a livello di tutto il mondo, quindi quasi la metà tra Danimarca e Olanda, che poi sono stati i paesi più colpiti da anche i casi di coronavirus all'interno degli allevamenti. E quindi diciamo sicuramente il lato positivo è questo: il settore dell'industria della pelliccia in Danimarca, visto anche il divieto di riaprire giustamente gli allevamenti in quest'anno, sarebbe stato assurdo abbatterli e nel mezzo della pandemia rimettere gli animali all'interno di quei posti, vedono proprio la fine definitiva, nessuno probabilmente riaprirà, quindi metà della produzione mondiale è stata smantellata. E tutto questo deriva, appunto, vogliamo vederla noi dal punto di vista dei diritti degli animali. Sicuramente la pandemia è stato qualcosa che ha portato un risultato positivo, dall'altra vogliamo vederla da chi lavorava e quindi ha perso il lavoro, è un settore che è stato distrutto da questa pandemia. E ripeto quello che dicevamo prima, il fatto che comunque ci sono dei settori che sono estremamente a rischio, tanto che adesso si parla anche di assicurazioni e banche che non finanziano più settori, sia per la crudeltà, di uccidere gli animali per fare pellicce o degli allevamenti intensivi, ma anche assicurazioni che non vogliono più, o perlomeno hanno fatto dei report dove scoraggiano il finanziamento di attività di allevamento intensivo proprio per il rischio pandemico e per il fatto che sul lungo termine sono settori che hanno l'alta probabilità di fallimenti o problemi finanziari, perché con un'aviaria o con un altro virus si stermina completamente la produzione. Quindi anche dal punto di vista economico, lavorativo, se vogliamo vedere, sono dei settori che devono ripensare il proprio futuro. Oggi portiamo un'indagine, una vostra indagine nell'allevamento di Capralba a Cremona, mostra come sono stati abbattuti tutti i 28.000 visoni presenti per la presenza di alcuni animali positivi al Covid-19. Vorrei vedere insieme a te l'indagine e poi la commentiamo insieme. Claudio, 28.000 animali uccisi in una settimana, immagini che hanno indignato tanti, non sono passate sicuramente inosservate, animali che vengono allevati ancora ad oggi per un vezzo, che è la pelliccia. È giusto tutto questo? Beh, sicuramente no, perché comunque, a parte che sono animali che hanno la stessa capacità di provare dolore, sofferenza, come tutti i mammiferi e gli animali che conosciamo, cani, gatti, eccetera, poi anche dal punto di vista psicologico
la loro prigionia nelle gabbie, essendo animali di ancora forte indole selvatica, non sono addomesticati, sono poche generazioni quelle che sono state diciamo rinchiuse negli allevamenti, soffrono enormemente questa privazione degli spazi che poi non permette loro di espletare nessuna delle loro caratteristiche etologiche, vorrebbero nuotare, correre, andare sotto l'acqua e sono chiusi in gabbie metalliche come abbiamo visto. E l'allevamento in questione, le immagini sono di fine dicembre, e l'allevamento in questione è quello il più grande, era, nel senso che adesso è vuoto completamente, è il più grande d'Italia e appunto, come dicevi, sono stati trovati dei casi di visoni positivi al coronavirus e il Ministero ha ordinato l'abbattimento. Nello stesso periodo il Ministero aveva ovviamente intensificato alcuni controlli negli allevamenti di visoni italiani, al momento ce n'erano 8 attivi e la cosa diciamo che è emersa però è stato il sottovalutare nel momento in cui tutto il mondo parlava di quanto si stesse diffondendo il virus tra i visoni in Olanda, Danimarca, poi sono stati trovati animali positivi veramente in tutta Europa, dalla Francia alla Spagna, alla Grecia, ma anche negli Stati Uniti, in Canada, e di come anche si stessero creando delle forme mutate del virus che poi sono passate ai dipendenti degli allevamenti e sono state diffuse nelle comunità intorno agli allevamenti di visoni, quindi un pericolo anche per il programma di vaccinazioni, per esempio. Nonostante tutto questo, il governo italiano aveva trovato visoni positivi in questo allevamento ad agosto, ma non aveva reso pubblica la notizia. Solamente grazie alle richieste pressanti dell'associazione LAV è emersa questa notizia solamente qualche mese dopo ed è stata resa pubblica. E di fronte poi a una situazione che a livello mondiale stava anche cambiando rispetto a questi allevamenti, a novembre il governo italiano ha emesso una circolare con cui ha imposto un fermo, anche se estremamente simbolico, all'attività di questi allevamenti e l'imposizione di abbattimento totale degli animali, dei capi all'interno degli allevamenti nel caso si sviluppassero dei casi di positività. Come poi vengono uccisi, Claudio, questi animali? Come abbiamo visto nelle immagini, gli animali vengono uccisi in camere a gas e, come dicevo anche prima, è il metodo normale, classico degli allevamenti di visoni, quindi non è che in questo caso è stato utilizzato un metodo più crudele. E qui vediamo un'immagine, abbiamo ripresa un po' di anni fa in un altro allevamento del Veneto che adesso anche grazie a una nostra denuncia ha chiuso, e in questo allevamento avevamo ripreso con telecamere nascoste anche l'uccisione nelle camere a gas e questi animali vengono chiusi. Poi un'associazione belga aveva ripreso anche con una telecamera nascosta all'interno della camera a gas e le scene sono raccapriccianti, animali che a seconda a detta degli allevatori muoiono in pochi secondi, si vedevano minuti di agonia di animali che raschiavano le pareti e cercavano di uscire, possiamo immaginarci cosa possa essere. Volevo leggere con te tre appunti. In Olanda è entrato in vigore il 10 gennaio il divieto di allevamento di animali da pelliccia in anticipo di 3 anni rispetto alla data prevista. Si tratta di un momento storico per l'importanza nella produzione di questo paese. È un momento storico davvero perché, come dicevo prima, l'Olanda era il terzo produttore a livello mondiale proprio per l'emergere di questa diffusione del virus. Un divieto che sarebbe entrato in vigore nel 2024 ha avuto 3 anni, è stato deciso di implementarlo subito. Tra novembre e dicembre sono stati uccisi gli ultimi animali negli allevamenti, però ne sono stati salvati molti di più con 3 anni in meno di produzione e soprattutto è un messaggio a livello mondiale. Penso che questo ti riferissi appunto all'allevamento che dicevi prima. In Italia ha chiuso un altro allevamento a Scorzè in provincia di Venezia, ne rimangono attivi solo 7 e appunto ti chiedo, ma ne abbiamo già parlato, cosa sta succedendo dopo l'ordinanza del Ministero della Salute dello scorso novembre, ci sono altre novità? Allora, rispetto all'ordinanza di novembre era per temporanea di pochi mesi fino alla fine di febbraio, quindi si avvicina alla conclusione di questa ordinanza. Quello che dicevo prima era che è un'ordinanza simbolica, per chi non conoscesse come funzionano gli allevamenti di visoni rispetto agli altri, sono un po' diversi, hanno un ciclo annuale, gli animali nascono a primavera e vengono uccisi tra novembre e dicembre, rinascono nella primavera dopo, quindi l'ordinanza è stata messa in vigore alla fine del ciclo e speriamo di no, finirà il 28 febbraio, quindi quando poi dovrebbe iniziare un nuovo ciclo. Per questo è diventata assolutamente una
falsa rassicurazione nel momento in cui gli allevamenti sono quasi vuoti, ci non sono solo i riproduttori, e noi stiamo facendo pressione anche insieme ad altre associazioni, stiamo organizzando anche, speriamo di poter fare a fine febbraio, una manifestazione davanti al Ministero della Salute proprio per chiedere che l'ordinanza venga estesa perlomeno per quest'anno, perché comunque in un momento come questo far rientrare 60.000 visoni, far rinascere 60.000 visoni negli allevamenti italiani assolutamente certo. Non è il caso. E al Parlamento europeo si sta discutendo la possibilità di uno stop agli allevamenti di visoni, quindi per fortuna la stanno prendendo comunque in considerazione. Questa situazione sanitaria e non quella etica purtroppo, certo. Però quella sanitaria sta facendo parlare molto della possibilità di dare uno stop, un fermo a questa attività, e noi insieme ad altre 70 associazioni di tutta Europa che siamo riuniti in una, diciamo, in un network, stiamo facendo pressione affinché vada avanti questa discussione. Per ora c'è stato un primo passaggio e deve essere deciso qualcosa entro le nascite che avverrebbero certo. A primavera, e speriamo positivamente. Benissimo, pausa pubblicitaria, rimanete con noi perché nell'ultima parte si parlerà di Veganuary, questa bellissima iniziativa vegan, come posso dire, che è amatissima in tutto il mondo ed è proprio del mese di gennaio, quindi sentiamo un po' come sta procedendo. Pausa pubblicitaria, rimanete con noi. Bentornati in studio per l'ultima parte di Green Box. Come anticipato, insieme a Claudio Pommo, responsabile delle campagne di Essere Animali, questa grande associazione che si sta battendo grazie alle investigazioni e non solo, tantissimi altri progetti per mostrare quello che accade all'interno degli allevamenti intensivi e che impatto hanno questi ultimi sul pianeta. Veniamo a Veganuary. Questa iniziativa, come dicevo prima della pausa pubblicitaria, dedicata al mese di gennaio, un mese che si dedica alla dieta a base vegetale. Un'iniziativa che è molto apprezzata in tutto il mondo, Claudio, e come posso dire può essere anche un inizio per chi ancora non ha fatto questa scelta, una sorta di prova. Una dieta che abbiamo capito in un momento storico così ben chiaro, dove tutti abbiamo paura di quello che sta succedendo, speriamo che non succeda di nuovo negli anni a venire, forse la dieta non è ancora stata presa in considerazione. In realtà è un aspetto fondamentale per evitare che ricapiti una zoonosi. Claudio, ci parli un po' di questo Veganuary. Innanzitutto cos'è e in che cosa consiste? La Veganuary è un nome che nasce dall'unione di Vegan e January, che è il mese di gennaio in inglese, ed è stato lanciato in Inghilterra nel 2014. All'inizio come piccolo progetto ha avuto circa 3.000 partecipanti, però è un progetto che è cresciuto sempre di più, tanto che in Inghilterra adesso tutti conoscono questa cos'è Veganuary, e si parla appunto di una crescita incredibile. Noi siamo diventati partner ufficiali di questo progetto l'anno scorso, che invoglia le persone a fare il tentativo, almeno di fare una sfida, 31 giorni, dal 1 al 31 gennaio, poi ci si può ancora iscrivere, siamo ancora in tempo, un mese da vegani, 100% vegetale, poi si può sgarrare, si può anche sbagliare una volta, non è un mese di castigazione, perché ovviamente uno che passa dal cambiamento totale di alimentazione capiamo che può avere dei passi falsi qua e là, quindi non è un mese puro, però l'invito è quello, e il percorso è quello di accompagnamento. Quindi Veganuary ti accompagna in questo mese con una mail al giorno in cui ricevi ricette, guide da scaricare, consigli pratici, nutrizionali, guide per gli acquisti, video e documentari da vedere. Quindi diciamo in un mese, qualunque sia poi il percorso pratico che si fa, se ne esce sicuramente con un bagaglio di informazioni concreto e reale rispetto a questa alimentazione. Si uscirà, anche per chi è solamente curioso, con una conoscenza reale di cosa vuol dire essere vegani, dei motivi e dei benefici. In un momento come questo, dove purtroppo i ristoranti,
i bar sono per lo più chiusi e quindi si mangia molto di più in casa, in un momento dove anche le persone sono molto sole, magari ci sono persone che veramente vivono in casa tutto il giorno da molto tempo, a parte qualche momento di pausa, può essere anche un compagno di questo momento molto triste e di solitudine anche per tante persone, un progetto nuovo da iniziare. Sì, si cerca anche di creare una community, infatti c'è un evento Facebook che abbiamo fatto in italiano dove le persone possono anche scrivere, mandare le foto del proprio piatto. Bello. O scambiarsi dubbi anche, oppure c'è chi magari sta affrontando una difficoltà o un problema o qualcosa e ci si scambiano informazioni di tutti i tipi. E quest'anno stiamo vedendo un interesse a livello globale incredibile, appunto come dicevo prima il progetto è nato con 3.000 partecipanti nel 2014, calcoliamo che a novembre, prima del lancio di questa edizione, è stato raggiunto il 1.000.000° partecipante di Veganuary a livello mondiale. È un progetto che ormai, dato anche la lingua inglese, poi noi abbiamo tradotto tutto in italiano, quindi chi vuole partecipare riceve tutto in italiano, però grazie anche al fatto che è multilingue ha raggiunto 192 paesi nel mondo. I partecipanti ci sono praticamente quasi da tutti i paesi del mondo, ne mancano solamente un paio, vedremo, sono curioso di capire se quest'anno avremo avuto partecipanti. Mancava Città del Vaticano e non mi ricordo quale altro. E poi da qualunque parte del mondo hanno partecipato a Veganuary. Bellissimo. Quindi questo è un risultato veramente incredibile. Quindi direi che sta andando veramente molto bene. Sì, e quest'anno appunto ho detto 1.000.000 di partecipanti prima di questa edizione, adesso siamo a 550.000, quindi abbiamo fatto più di 500.000 di persone, di cui più di 30.000 in Italia, e diciamo che anche in Italia i numeri 30.000 può sembrare basso, ma in realtà siamo il partner, quindi non il progetto Veganuary che ha delle filiali ormai in Stati Uniti, Germania, Inghilterra, siamo il partner con più partecipanti a livello mondiale. Vogliamo far vedere in tempo un video con una star del web. Sì, molti in Italia magari non la conosceranno, ma lei, Tabitha Brown, è a livello mondiale una delle persone con più follower su TikTok, è stata denominata dai media statunitensi come uno dei 10 influencer più importanti. Caspita. Dei social media americani, è vegana, è super simpatica, si è prestata a questo spot che ha fatto il giro del mondo, è stato ripreso anche da alcuni media e diciamo soprattutto sui social ha contribuito tanto alla partecipazione al progetto di quest'anno. Lo guardiamo insieme? Molto, molto simpatica, davvero bella la scritta "nessuno è perfetto", perché sì, non siamo qui a dire che chi è vegano o mangia o chi ha un'alimentazione a base vegetale sia perfetto e tutti gli altri no. C'è sempre tempo per iniziare, per condividere pensieri, dubbi. Sicuramente questo, e poi l'altro messaggio fondamentale è l'invito a provare vegan il mese di gennaio senza il timore appunto che se un giorno, in questo caso era scherzosamente l'ingestione di una mosca, però anche un giorno c'è chi ci sta riportando appunto i suoi percorsi adesso nei primi 20 giorni e ci dice sì, guarda, una volta ho mangiato la pizza con la mozzarella perché ero fuori casa con gli amici. Va benissimo, però per tutto il resto del mese stai facendo alla grande, quindi far capire che non è una strada verso l'ascetismo, la perfezione, ma ci si arriva anche a passi e quindi uno dopo l'altro ci si può avvicinare. E l'invito appunto è quello di iscriversi, siamo ancora esatto, in tempo. Esatto, come possiamo eventualmente iscriverci se qualcuno non l'avesse ancora fatto, fosse interessato? Ah, per iscriversi alla versione italiana basta andare su www.veganuary.it e da lì
semplicemente basta mettere la mail e si ricevono le mail che partono dal giorno stesso, quindi non è che oggi uno riceve il giorno 23 del mese, ma inizierà dal giorno 1. Quindi l'altra cosa è che comunque Veganuary è gennaio, ma si può partecipare durante tutto l'anno, il sito è attivo tutto l'anno e quindi per questo i partecipanti continuano a crescere anche in tutti gli altri mesi, c'è chi magari scopre il progetto dopo e si avvicina. Ovviamente in questo mese anche a livello italiano stiamo creando, per esempio ieri avevamo una diretta con una nutrizionista, giovedì prossimo abbiamo una diretta che parla appunto sui nostri social di fashion, abbigliamento e cosmesi cruelty free, senza prodotti di origine animale, quindi cerchiamo anche di creare per tutto il mese eventi di accompagnamento. Se uno lo fa a maggio non ci sono, però va bene lo stesso. Ecco, una visione vegan non è soltanto l'alimentazione, ma ci sono tanti altri aspetti da tenere in considerazione. Sicuramente si parla più di alimentazione vegana, ma poi dal punto di vista etico, se si vuole andare nel cruelty free, bisogna anche vedere, prima parlavamo di pellicce per esempio, ma anche la pelle, la lana, la seta, sono tutti prodotti che alcuni magari possono essere più sconosciuti come metodiche di produzione, ma che comunque coinvolgono lo sfruttamento, l'allevamento e in molti casi l'uccisione degli animali. Quindi l'abbigliamento oggi è sempre più semplice e diciamo anche a livelli altissimi, anche di qualitativamente, con prodotti completamente vegetali o comunque alternative sintetiche, ma anche dal punto di vista della cosmesi sono stati fatti passi avanti, anche soprattutto in Europa, e quindi avere una vita cruelty free al 100%, ovviamente 100% non si può mai essere in questa società, ci sono dei compromessi, anche molto spesso ci viene detto ma te guidi l'automobile, uccidi gli insetti, è ovvio, se no andrei in montagna a fare il monaco, però comunque si può fare il possibile, lo si può fare senza enormi sforzi. Fa più paura l'idea di questo passaggio, di questo cambiamento di vita, di quanto poi in realtà lo sia difficile nella realtà, e quindi l'invito è magari un passo alla volta e un mese accompagnati e facendolo insieme a altre 500.000 persone nel mondo si può scoprire molto su questo mondo. Tu Claudio, magari l'abbiamo già detto qua in trasmissione, però è sempre bello ricordarlo per chi fosse la prima volta che ci segue. Com'è stato il tuo percorso? Non penso che tu sia nato vegano, ci sarà stata anche in te un'evoluzione. Sì, guarda, assolutamente, nato in una famiglia normalissima e a 16 anni, in realtà abbastanza giovane, era un po' di anni fa, e ho scoperto tramite il mondo musicale, ho scoperto l'esistenza dei vegetariani e dei vegani, mi sono informato, sono diventato immediatamente vegetariano e poi vegano entro 2-3 anni, ma si parla degli anni 90 dove anche le alternative erano molto molto poche, si trovavano difficilmente, adesso è tutto un altro mondo, è molto più facile anche parlarne sia con i propri genitori, i propri partner. Quindi, era un po' un tabù forse all'inizio, vero? Diciamo che vegani nessuno sapeva cosa fossero, anche i vegetariani mi prendevano per pazzo, però comunque eravamo veramente pochi, però diciamo chi in quegli anni ha iniziato ha contribuito anche alla crescita, alla diffusione di conoscenza sul tema del perché un vegetariano magari decideva anche di smettere di consumare latticini e uova, che fino a quel momento molti non sapevano anche da dove venivano, e appunto abbiamo parlato spesso anche delle nostre investigazioni qua, immagini anche italiane, fino a che non abbiamo iniziato a filmare noi gli allevamenti nel 2011 non erano mai state viste, quindi abbiamo dovuto fare molto lavoro negli anni per rendere questa scelta etica almeno conosciuta e comprensibile, ai più perlomeno è comprensibile il motivo per cui lo facciamo, poi che lo facciano serve il passaggio ulteriore. Veniamo alle buone notizie. Partiamo dalla prima: l'Unione Europea ha sancito agli Stati membri il diritto di legiferare riguardo l'abolizione delle macellazioni senza stordimento. È una notizia molto importante perché il Belgio aveva un paio di anni fa messo in atto una legge con cui vietava la macellazione rituale senza stordimento e come sappiamo all'interno dell'Unione Europea dobbiamo sottostare comunque a delle normative e spesso non si possono mettere dei paletti più restrittivi rispetto a quella che è la normativa europea, e invece in questo caso è stato legiferato lo scorso dicembre che era costituzionale, era giusto che il Belgio potesse avere questa legge protettiva appunto a protezione degli animali, e quindi è un passaggio importante perché può dare il là
a nuove leggi di questo tipo e speriamo che un giorno appunto la marcellazione senza stordimento venga abolita in tutti i paesi europei e non solo. Passiamo a Singapore. A fine dicembre è stata messa in vendita per la prima volta nella storia la carne da origine cellulare senza uccisione di animali. Questa è una notizia storica, penso che sia difficile, forse dovremmo fare un approfondimento in futuro perché è difficile per i più capire quanto è storica questa notizia, perché può essere l'inizio di un cambiamento completamente della nostra alimentazione. Abbiamo anche un grafico, vero, che ci può aiutare sulla carne coltivata in laboratorio, sì, per capire se sia più sostenibile. Vediamo se la regia ci domanda. Sì, perché la carne dal laboratorio, poi questa parola spaventa, in realtà diciamo carne cellulare, ci sono vari termini, ancora stanno capendo qual è il termine migliore. È semplicemente una riproduzione cellulare di cellule vere di animali all'interno di incubatori, diciamo come si fa la birra, che si riproduce quindi con dei lieviti all'interno di un brodo di coltura. È uno sviluppo della tecnologia importantissimo perché porta a produrre vera carne, in questo caso non un sostituto, ma vera carne senza l'utilizzo e l'uccisione di animali. E in questo grafico sono riportati i benefici dal punto di vista ambientale, li abbiamo tradotti, presi da dei report scientifici, si vede che soprattutto per quanto riguarda per esempio la carne bovina, quella coltivata, che vuol dire appunto da cellulare, ha un utilizzo di suolo del 95% in meno, mentre le emissioni di gas serra si riducono tra il 74 e l'87%, quindi andiamo a vedere appunto poi l'inquinamento idrico, 94% in meno, cioè ci fa vedere che un chilo di carne bovina cellulare ha un impatto, dicono gli scienziati, tra le 2.000 e 4.000% in meno rispetto a quello che è attualmente l'impatto di un chilo di carne. Quindi la notizia di Singapore è importantissima soprattutto perché è il primo paese nel mondo che ha approvato la vendita di questa innovazione scientifica che spaventa chi non la conosce in realtà, perché sembra un qualcosa di fantascientifico, c'è chi pensa che ci siano manipolazioni genetiche, qualcosa di strano. In realtà, come dimostra appunto il caso di Singapore, è un qualcosa che possiamo mangiare. Ovviamente a me non interessa perché posso fare a meno, già non è per i vegetariani o per i vegani che spesso dicono ma non ne abbiamo bisogno, possiamo mangiare proteine vegetali. In realtà ci sono, come dicevamo prima, tantissime persone che non se la sentono di fare questo passo e mangiando carne cellulare si può soddisfare il proprio palato allo stesso modo e non uccidere nessun animale. Quindi speriamo tra 20 anni di vedere un mondo trasformato che ricorderà questa data di dicembre 2020 come una data storica dove è iniziato tutto. Quindi partiamo da Singapore, vediamo poi dove saranno gli altri punti e se davvero si continuerà in questa espansione che sarebbe davvero una grandissima rivoluzione. Soprattutto perché dal punto di vista di investimenti c'è un boom incredibile. Ci sono già 50 aziende che stanno lavorando a carne cellulare. Caspita. Di vari tipi, da pollo, che è il primo che è stato messo in vendita a Singapore, carne bovina, di maiale, ma anche pesce, molluschi. Quindi diciamo si sta ricreando tutto quello che oggi viene fatto di origine animale a livello cellulare e, come dicevo prima, con meno impatto per l'ambiente, un incredibilmente basso impatto per l'ambiente, ma anche un miglioramento per la salute. La carne cellulare di bovino, per esempio, viene fatta con meno grassi, viene riprodotta la parte magari muscolare e meno la parte grassa, quindi anche andrebbe a ridurre anche l'impatto dal punto di vista della salute. Ci sono investimenti enormi, si parla appunto di centinaia e centinaia di milioni di dollari che sono stati investiti, tanto che appunto nel 2000, se non sbaglio il 2013, la prima polpetta di carne cellulare costava $300.000, era una. Adesso gli investimenti sono serviti per migliorare la produzione e arrivare a poter vendere la carne di pollo a Singapore. Non ho visto il prezzo di preciso, ma è come una carne di alto livello, sui $20 al piatto, che non è bassissimo, ma comunque se pensiamo da $300.000 una polpetta. Il problema adesso è legislativo, certo. Se l'Unione Europea lo approverà, quando l'America lo approverà, e quello sarà il boom, e poi dopo sta al consumatore, certo, accettare tutto questo. Passiamo in Inghilterra.
che sta per vietare il trasporto all'estero di animali vivi destinati ad allevamenti o macelli, altro aspetto importantissimo, i viaggi di questi poveri animali. Soprattutto in Inghilterra è un caso particolare, essendo un'isola i viaggi sono sempre stati contestati fin dagli anni 70, 80, 90. Negli anni 90 è morta anche un'attivista durante una protesta schiacciata da un camion che trasportava delle pecore. Diciamo che è un tema caldo che ora, adesso con la Brexit, anche grazie, diciamo, uno dei pochi effetti positivi anche della Brexit è stato quello di l'Inghilterra bloccare questi viaggi e non mandare gli animali in Europa o in altri paesi del mondo, appunto, per essere macellati. Recentemente, negli ultimi mesi, abbiamo visto quelle immagini terrificanti di quelle mucche trasportate su navi che si erano naufragate. Sì. È stato un disastro, immagini che non devono passare inosservate. Sì, è assurdo che, per quanto questi animali verrebbero comunque macellati per il consumo, e qui si va a parlare di un altro discorso, debbano anche patire una sofferenza ulteriore, e spesso questi viaggi, appunto, noi siamo abituati a vedere i camion sull'autostrada, che però qua in Italia fanno qualche centinaio di chilometri al massimo. Ci sono animali che fanno viaggi di giorni e giorni e sono viaggi terribili, ma anche sono stati documentati dall'Australia, per esempio, c'è un numero incredibile di pecore che vengono esportate perché vengono utilizzate per produrre la lana. Poi a un certo punto, per probabilmente motivi di produzione, insomma, vengono esportate in massa verso i paesi arabi, quindi un viaggio dall'altra parte del mondo, e dove anche le leggi di tutela, quindi la macellazione, sono ben diverse da quelle degli standard europei o anche australiani, e anche in quel caso ci sono state navi che sono affondate. Diciamo, è assurdo dover sottoporre gli animali a questa estrema sofferenza. Certo. Quindi è un passo positivo anche in questa direzione. Bisognerebbe sempre fare una sorta di confronto, pensando al nostro cagnolino o gatto amatissimo in casa, che vive sul divano come un principe, a doverlo vedere in quelle condizioni. Se già pensiamo, quando gli facciamo fare un viaggio in auto, che magari siamo presenti, soltanto dobbiamo spostarci per le vacanze estive, lo stress che patiscono questi animali, e sono con noi e non gli succederà nulla. Pensiamo veramente a questi animali spaventatissimi che subiscono uno stress enorme per poi andare a morire a centinaia di chilometri, sì, da dove sono stati allevati. La speranza è che l'Unione Europea, cioè non è proprio certo. solo una speranza, ma deve impegnarsi, ha già detto che lo farà, a rivedere anche la normativa europea sul trasporto degli animali, degli allevamenti, perché comunque adesso sono ancora permessi questi lunghi viaggi, esportazione dall'Unione Europea verso altri continenti, e la pressione dell'associazione animalista è quella di dare un limite, un tetto massimo ai viaggi e certo. delle nuove regolamentazioni anche. Passiamo a L'Oréal, che non utilizzerà più peli di origine animale per i suoi pennelli da trucco o da barba. Sì, questa è una campagna che è stata portata avanti negli Stati Uniti dall'associazione PETA, con più di 80.000 partecipanti, firme, proteste. Diciamo, sono riusciti a ottenere un risultato importante, perché L'Oréal è il maggior produttore a livello mondiale per quanto riguarda la cosmesi, e diciamo anche uno dei, tramite una loro sottomarca, uno dei maggiori produttori di pennelli da barba e da trucco, che ancora utilizzava peli animali. Vedi, come dicevamo prima, ci sono molti settori dove non ci immaginiamo e troviamo animali ovunque, e il passare a peli sintetici o comunque di altre fibre, in alcuni casi non si parla di peli sintetici di plastica ma di altre fibre naturali, è un passaggio importante che risparmierà comunque tantissimi animali. Certo. Ultima, bellissima, in conclusione di questa puntata, tra le tante notizie anche una storia positiva per un animale. Stiamo parlando della piccola maialina Sara, nata e malata in un allevamento intensivo, è stata salvata e ha trovato una nuova vita. Sì, ho messo anche questa notizia, per quanto per fortuna ogni tanto ce ne sia, non è l'unica al mondo, però questa è stata proprio la storia di Natale, perché negli Stati Uniti questa piccola maialina è nata in un allevamento, sarebbe stata abbattuta perché era malata e l'allevatore non voleva spendere per curare un animale che poi non sapeva se avrebbe potuto rendergli dal punto di vista economico, quindi dal punto di vista di produttività, non valeva l'investimento. I volontari di un santuario, un rifugio per animali,
hanno saputo la notizia, sono riusciti, si sono uniti due santuari appunto insieme per andare a salvarla con l'accordo dell'allevatore. E Sara è andata appunto, qui vediamo una delle tante foto che sono state scattate, ha passato il suo primo Natale, speriamo il primo di molti, in una famiglia, cioè una famiglia non pensiamo, in un appartamento, quindi è stata adottata da uno di questi due rifugi, però dove vive una famiglia, ha passato il Natale, tra l'altro ha nevicato, quindi diciamo hanno raccontato questa storia bellissima di questa maialina che ha passato il Natale sulla neve, coccolata insieme a cani e gatti, accudita, e diciamo che è proprio il simbolo positivo di quello che vorremmo per gli animali. Certo. Ovviamente non possiamo prendere 8 milioni dei maiali degli allevamenti italiani e portarli nei rifugi, però diciamo che questo ci deve far capire, per chiunque guarda questa foto e vede il muso di questo piccolo cucciolo abbracciato da una persona, anche farsi delle domande rispetto a quegli altri che invece non ce l'hanno fatta e quelli che oggi sono ancora negli allevamenti. 8 milioni, pensate, di maiali soltanto in Italia. Sono numeri incredibili, numeri che corrispondono purtroppo alla realtà, sono numeri che corrispondono ad esseri viventi meravigliosi, perché chi ha la possibilità di conoscerli in prima persona, anche i maiali, si rende conto che sono dei cagnolini, sono intelligentissime, ci sono tantissime persone che ormai li hanno in casa come animali domestici, forse lì magari è un po' l'estremo, ma questi animali stanno anche in realtà molto bene, si adattano molto bene alla vita in famiglia, dormono sui divani tranquillamente, però magari dare anche la possibilità a loro di fare gli animali su un terreno, brucare l'erba, insomma fare quelli che sono i loro istinti naturali, però sicuramente chi li vive così a stretto contatto si rende conto davvero che sono esseri viventi speciali. Non solo i maiali, ho esempi, tantissimi esempi di persone che hanno adottato mucche, galline, che le tengono addirittura in casa. C'è una bellissima storia che è quella di Silvia Modio, che la conosciamo, che aveva, purtroppo è mancata questa gallinella che ho conosciuto proprio nella sua abitazione, in questo appartamento a Milano, meraviglioso, questa gallina che viveva in casa con lei, un essere speciale, ma ho proprio anche tanti tanti amici che hanno questi animali in casa e li vivono quotidianamente, animali davvero meravigliosi che purtroppo li vediamo un po' nell'immaginario comune come animali da allevamento, che devono essere appunto allevati per diventare cibo, vestiti, o devono fare le uova o devono fare il latte. Bisogna cambiare la nostra visione e la nostra mentalità, perché dietro a quello che c'è nel nostro piatto c'era un individuo. Io ringrazio tanto Claudio Pomo, che è responsabile delle campagne di Essere Animali, ma anche questa associazione che cresce giorno dopo giorno, che ha davvero tantissimi seguaci, è molto sostenuta dalle persone, ha fatto cambiare la visione a tante persone. Anche noi possiamo essere qua a far vedere quello che accade all'interno degli allevamenti intensivi grazie alle loro investigazioni. Ci vuole tanto coraggio e pelo sullo stomaco, perché vedere determinate situazioni e non poter fare nulla se non poi montare e mostrare queste immagini, che è tantissimo, insomma, quando ti vedi lì di fronte agli animali che stanno soffrendo, per chi ha empatia non deve essere facile. Claudio, vi ringrazio tanto per essere qui con noi e alla vostra associazione che sosterremo sempre. Green Box si conclude qui, noi ci vediamo il 5 febbraio in diretta per rispondere alle vostre chiamate, dove parleremo di ambiente ma anche di animali, sempre con Claudio Pomo. Buona serata.